Ciao a tutti, sono Kusanagi e questa settimana sostituisco Falcus per il video del canale, come lui già aveva preannunciato nel vlog. Questa recensione è dedicata a Skull, il nostro nuovo admin, in quanto sarà di un anime che a lui non è piaciuto per niente, credo, in quanto ha avuto la brillante idea di mettergli due anime click, e solo per questo io lo ammazzerei, perché stiamo parlando forse del migliore anime di questa stagione primaverile. Sì, meglio di Shingeki no Kyojin. Sì. Stiamo parlando quindi di Haku no Mana, anime appunto del 2013, 13 episodi, tratto da un manga di Shuzo Shimi, che non sono riuscito bene a capire se sia composto da 9 o 10 volumi. C'è Manga Fox che porta 9, altri gli dice che portano 10, addirittura anche 8. Quindi non sono mai riuscito a informarmi. Comunque siamo al 47° capitolo e il manga stesso si sta avviando verso la sua naturale conclusione. Uscirà in Italia per la Planet Manga o a settembre o a novembre, non ricordo bene, con l'edizione sarà quella con la sua copertina a 0,50. Comunque il periodo potrebbe anche avere degli slittamenti come al solito della Planet. È un manga che ha avuto un grandissimo successo in Giappone, tanto che pur essendo pubblicato, se non mi sbaglio, nel 2011, ha avuto una trasposizione animata già 2 anni dopo, quindi nel 2013. E la trasposizione animata è prodotta dallo studio Zex, nel quale vi ricordiamo puttanate come Chubara, pure anime decenti come Mahime o Regios, e anche ottimi anime come Noin o The Legend of Legendary Heroes. Noin ad esempio era visibile su Rai 4 la mattina di domenica, se non sbaglio. E la sua regia è stata affidata a Hiroshi Nagara, l'ho scritto qui, non me lo ricordavo, che è regista anche di Mushushi, ottimo anime tratto da un altro ottimo manga, e di Detroit Metal City, nel quale Falcus ha fatto la recensione la scorsa settimana. Se avete tempo, vedetela. Magari se ci riesco, vi metto qui il link, però non credo di riuscirci perché sono abbastanza netto. E è una trasposizione ma abbastanza particolare, perché hanno deciso di usare la tecnica dell'otoscopio, sapete, quella tecnica tipica dell'animazione con la quale si usano degli attori veri e propri per inscenare le varie situazioni, le varie scene. Ma di questo parliamo dopo, in quanto prima voglio parlarvi della trama. Takao Kasuga è uno studente delle medie con la passione per i libri e principalmente per l'opera summa di Baudelaire, che sono i Fiori del Male, ovvero i Fiori del Male. E per questo si sente quasi in obbligo di mantenere un comportamento di distacco nei confronti dei suoi coetanei, dei suoi compagni di classe, che lui reputa spesso molto frivoli, insomma. Quindi per questo in classe parla poco e ha pochissimi amici, tanti che se ne contano sulle dita di una mano. E tuttavia è comunque innamorato della ragazza più bella della classe, che anche la più intelligente e la migliore negli sport, ovvero Saeki Nanako. E proprio per questo un giorno, tornato a scuola dopo essere uscito per recuperare la sua amata edizione del Fiore del Male che aveva lasciato a scuola, lasciato in classe, trova il completo da ginnastica di Saeki. E dopo averlo preso anche unicamente per toccare qualcosa che appartiene alla sua musa, alla sua femme fatale,
sente un rumore, quindi impaurito, e scappa. Purtroppo per lui quel rumore è stato causato da Sawa Nakamura, una sua compagna di classe abbastanza turbolenta, che decide di ricattarlo e di stringere un contratto, un accordo con lui proprio per perseguitarlo sostanzialmente. Quindi Laime ci andrà a parlare delle persecuzioni vere e proprie che Nakamura opera nei confronti di Kasuga. Ma quindi l'anime è solo questo, un susseguirsi di vicende stupide al limite del reale, e di perversioni, di idee fuori da ogni concezione umana. È solo questo. Direi proprio di no. Il personaggio di Kasuga è quello di un ragazzo normalissimo. Certo lui si crede superiore rispetto agli altri, perché legge, ha degli interessi che tutti gli altri non hanno. Lui non si interessa a stupidi programmi televisivi o a banali cantanti super commerciali o ancora alla visione o a showgirl, a modelle. Lui si interessa unicamente alla lettura di libri, una cosa che è tipicamente etichettata come una cosa intellettuale, insomma, e che per questo lo rende a sua detta superiore agli altri. Per questo lui si ritiene di un altro mondo, di un altro livello, potremmo dire. Eppure lui prova interesse, prova dei sentimenti per la persona più normale della sua classe, la più bella, la più intelligente, la più sportiva. Che è forse l'interesse amoroso più banale che si possa avere, perché è molto facile amare una ragazza del genere. È molto molto facile. E quasi paradossalmente, oltre che a provare dei sentimenti amorosi nei confronti di una di cui potrebbe provare poi solo disprezzo, lui prova sentimenti di disprezzo verso Nakamura, che forse è la più vicina a lui, è la più diversa rispetto agli altri, quindi dovrebbe essere la più vicina alle sue concezioni, a quello che lui crede di essere. Per questo Kasuga è un ragazzo normalissimo, è un ragazzo semplicissimo, come tutti gli altri, che però crede fermamente di essere diverso, lo crede in mente a se stesso. Per questo, messo in contrapposizione con Nakamura, nei primi tempi, lui si sente spaventato da Nakamura stessa. Lui si sente estraniato. E poi lo capisce. Capisce che effettivamente lui non era mai stato diverso. Lui era un ragazzo normale, uno come gli altri. Per questo c'è la crisi dell'adolescente. Quanti di voi, quanti mi dovete dire, durante il periodo adolescenziale non hanno avuto quella crisi che vi porta quasi a odiare il mondo e ogni essere umano, a rifiutarlo quasi? Penso tutti, io in primis l'ho vissuta più e più volte durante i primi anni della mia adolescenza. E ancora oggi ogni tanto mi sento un po' disgustato, ecco. E Kasuga è sostanzialmente la rappresentazione in termini di animazione di questo concetto della crisi adolescenziale. Kasuga è il ragazzo che va incontro al periodo dell'adolescenza e che si trova davanti due vie, due alternative. Osaeki, che rappresenta, per metterla in termini anche un po' filosofici, siccome ogni tanto queste cose ce le maniamo nelle nostre recensioni, la vita etica di Kierkegaard, quella vita condotta seguendo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per noi, ciò che noi riteniamo giusto, ciò che noi riteniamo sbagliato. Infatti il personaggio di Saeki è questo,
Lei studia tantissimo per far piacere ai genitori, perché crede che questo sia giusto. Lei è socievolissima in classe, perché crede che questo possa far piacere ai suoi amici. Crede che sia giusto questo, e quindi lo fa. E poi c'è Nakamura. Nakamura che è espressione di quello da cui l'uomo è attratto. È l'espressione quasi del senso della vita, perché è un mistero. Nakamura, fino alla fine dell'anime, noi non riusciamo a capire cosa animi Nakamura, il suo comportamento, cosa la spinga ad essere così, cosa la spinga a cercare di arrivare dall'altro lato della montagna. Noi non lo capiamo, non lo capiamo, perché semplicemente non c'è nulla da capire. Lei è la rappresentazione di un senso della vita che non arriva, che non c'è. Per caso, a un certo punto, l'unico senso diviene quello di seguire Nakamura. Lui decide di arrivare dall'altro lato della montagna, non perché è interessato all'altro lato della montagna, ma perché vuole stare con Nakamura, e non per un semplice interesse amoroso, ma per un intero interesse catartico, psicologico. Lui vuole seguire Nakamura perché crede che facendolo riuscirà a capire perché vive, riuscirà a capire perché è lì. Kasuga è l'adolescente che cerca di capire perché, cerca di capire come mai, cerca di capire perché è fatto di ossa, di carne, perché dentro di sé ha solo sangue secco che è destinato a seccare. Oddio, sangue che è destinato a seccare, scusate, che vive e morire. Per parafrasare una famosa canzone dei Borsella a cui sono molto affezionato. Kasuga non è così lontano da noi stessi. Potremmo dire che è quasi noi stessi. Perché lui cerca costantemente di darsi un tono. Cerca costantemente di essere qualcuno. Ma alla fine non riesce a capire chi è. Semplicemente perché non è nessuno. Noi non siamo. Come diceva Carmelo Bene, non ci siamo. Non esistiamo. Siamo solo la manifestazione di qualcosa che non capiamo. E Kasuga non lo capisce, non lo capiamo nemmeno noi dalla visione dell'anime. Questo che un po' ci dà frustrazione, sicuramente. Perché non riusciamo a capire dove voglia andare a parare l'anima, semplicemente perché l'anima stessa cerca di raggiungere un senso che nella vita che non c'è. È una ricerca continua. È una ricerca inutile, poi alla fine. Perché Kasuga non raggiungerà mai l'altro lato della montagna, non capirà mai perché Nakamura ci voglia andare. Eppure poi alla fine è. Non si chiede perché ci vuole andare, vuole seguirlo e basta, vuole cercare quel dannato senso, che come Inaspettando Godot di Samuel Beckett rimanderà sempre, non arriverà mai. Alcune volte è questo, è una ricerca adolescenziale, è l'espressione di come l'adolescente voglia esprimersi, voglia darsi una risposta ai suoi interrogativi, risposta che purtroppo non vedrà mai, e interrogativi che dovrà portarsi fino alla morte, però purtroppo non ci si può attaccare semplicemente a questo, bisogna andare avanti, è caso che cerca di farlo in tutte le maniere, anche se poi va a scontrarsi contro le tradizioni giapponesi. Lui all'inizio dell'anime è impaurito moltissimo, si spaventa tantissimo di essere scoperto con in mano il completo da ginnastica di Saeki, appunto perché
se lo vedessero sarebbe addirittura come un pervertito e la sua famiglia probabilmente verrebbe denigrata perché le tradizioni giapponesi sono molto molto severe. Quindi anche un attacco alla stessa società che imbriglia l'adolescente in regole che l'adolescente non vorrebbe, per questo poi alla fine Nakamura ci va contro. L'adolescente deve essere lasciato libero di vivere le sue crisi, di vivere il suo percorso. Passiamo quindi all'apparato tecnico, che secondo me completa questo discorso. Perché? Se venisse a mancare questa tecnica di rotoscopio, probabilmente la gara non avrebbe nulla con cui far identificare, con cui trasmettere allo spettatore i sentimenti che devono uscire da quest'opera, in quanto le varie scene sono rappresentate in un connubio tra un fortissimo impatto visivo e musiche inserite alla perfezione. Quando noi vediamo Kasuga, questa scena è molto emblematica, per questo la ripeto più volte. Quando vediamo Kasuga con in mano quella maglietta e quei bloomers, e tutto ad un tratto lo schermo si oscura, viene cosparso da un alone nero, da uno sfondo nero. Ci siamo trasportati direttamente nel corpo di Kasuga, senza un ma, senza un perché. E abbiamo quella tensione addosso, abbiamo la tensione di essere scoperti da un senso di ansia totale, dal quale eravamo oppressi. Per questo, secondo me, non è stata una scelta sbagliata. Sicuramente all'occhio non piace vedere un tipo di grafica così grezza. Sicuramente, ma chi si basa solo sulla grafica è meglio che non veda anime, perché altrimenti dovrebbe andare solo a guardare anime della KyoAni e basta. Poi farebbe meglio non guardare null'altro. Quindi, questa è la recensione di Hakuro Hana, che per riassumere un paio di parole è la ricerca dell'adolescente, di qualcosa che non capisce, che è enormemente più grande di lui, in quanto quel fiore con l'occhio che compare a mozzo in alcune scene, secondo me la vita stessa è così gigante perché la vita ci osserva e ci opprime allo stesso tempo. Così infinitamente grande perché la vita è così infinitamente grande, noi non potremo mai viverla tutta. Ci sentiremo sempre oppressi, sempre, perché non riusciamo mai a capire cosa sia la vita e cosa voglia da noi. Il fiore è proprio questo, almeno a mio avviso. Yakuno Hana tenta di esprimere questo, e secondo me chi non lo apprezza è forse perché si rifiuta di affrontare la vita, perché si rifiuta di cercare il senso e si chiude al riccio. Se per questo, oppure perché non lo si capisce, sicuramente un'opera abbastanza complessa e che un novellino non può capire, nemmeno chi è abituato a anime abbastanza frivoli, insomma. Quindi questo era tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta, pur essendo lunghissima. Purtroppo un'opera del genere merita molte parole. E quindi ci vediamo alla prossima recensione.